viaggio alla scoperta di figure straordinarie e dei loro capolavori, che introduce anche all'esecuzione musicale di alcuni brani selezionati. È di Classica, il nuovo progetto di dossier che si colloca nella sezione della natura operosa della cultura. Venerdì 8 marzo l'appuntamento è al GRA, con l'evento di lancio del podcast divulgativo che racconta la vita e l'opera di 8 musiciste e compositrici degli ultimi 2 secoli. La produzione è di Pesaro 2024 e Orchestra Olimpia, soggetto attuatore del progetto. Di Classica è un podcast di 8 puntate dedicato a 8 donne, figure della storia della musica, alcune non più viventi, alcune viventi, che hanno un po' scardinato le convenzioni sociali in questo ambito. 8 donne quindi protagoniste, e appunto svegliamo qualche cosa in più. Sono 8 donne geograficamente sparse un po' in tutto il mondo, partiamo dall'America e arriviamo fino alla Cina, c'è anche un passaggio sul locale con una figura di Fossombrone, Metaura Torricelli, a cui Fossombrone ha dato i natali, una violinista che fu una grande virtuosa e suonò in tutto il mondo a cavallo fra l'800 e il 900. Il podcast potrà essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, fruibile gratuitamente. A partire dall'8 marzo verrà rilasciata una puntata ogni venerdì e martedì per 8 settimane e saranno disponibili fino al 31/12/2024. Com'è nata l'idea di questo podcast? Partiamo da questo. È nata in concomitanza di 2 situazioni favorevoli. Una è stata l'incontro con l'ideatrice del pensiero del podcast, che è Margherita Macri, che è una persona che conosco da molto tempo. E l'altra coincidenza fortunata è stata la scrittura del dossier di Pesaro Capitale della Cultura, per cui ho avuto l'opportunità di poter presentare questa meravigliosa idea all'interno di un dossier che poi è stato realizzato. L'idea chiaramente di poter raccontare figure di donne poco note, proprio noi che abbiamo questa come mission tra le varie, non poteva certo insomma essere mancata. E il lancio di venerdì 8 marzo avrà anche qualche cosa in più, qualcosa di particolare? Innanzitutto abbiamo deciso di farlo in un posto popolare, perché saremo al GRA, che è un locale insomma qua in centro. E poi abbiamo pensato, avendo diversa musica contemporanea, di proporre un DJ set di musica classica e però farlo precedere da una performance di danza contemporanea della coreografa Masako Matsushita. Svegliamo anche qualcosa in più su questa sigla che hai composto e appunto anche il bando che hai vinto appunto con il conservatorio. Io ho partecipato a questo bando che è stato fatto internamente al conservatorio, ho presentato un brano, poi sono stato selezionato e ho continuato questa collaborazione con il direttore artistico. Abbiamo messo a punto alcune cose, soprattutto per quanto riguarda i tempi, ho prodotto dei piccoli bordoni e interventi musicali, insomma, che avrete l'occasione di sentire durante l'uscita delle puntate. Una bella soddisfazione però, giusto? Assolutamente, infatti ci tengo a dire che per me è sicuramente un motivo d'orgoglio aver partecipato a questo progetto, condivido sicuramente le finalità, penso che sia molto importante aprire discussioni su questo tema.